Santa Cencia, frazione di Roma, stabilimento AMA per il trattamento dei rifiuti. Matteo Salvini viene in mattinata. Grande Matteo! I dipendenti lo aspettano, non si tira indietro il leader della Lega, ma non riesce ad entrare. In due a bordo di una vostra autovettura. E lo stupore c'è. Ma guarda, io sono entrato in carcere di massima sicurezza a visitare i mafiosi, in depositi di ogni genere. La soluzione, Salvini la ripete da tempo, servono i termovalorizzatori e serve, insiste, la capacità di amministrare. Le firme per chiedere le dimissioni della Raggi, la Lega continua a raccoglierle. Qua c'è un sindaco che è anche attaccato dal suo partito. Ci sono dei ministri di 5 Stelle che dicono che ormai la Raggi e l'amministrazione grillina del Campidoglio sono un problema. Sono un problema soprattutto per i cittadini. Dai lavoratori di Rocca Cencia lo sguardo di Salvini a quelli di Taranto dell'Ilva, e anche sul decreto del governo promette battaglia. È un decreto folle. Se mette a rischio 15.000 posti di lavoro di operai in Italia è un decreto da matti. Se danneggiano Ilva ci facciamo sentire. E si farà sentire, insiste anche sulla manovra. Quota 100 non si tocca.